Luca ha già trovato dell'oro. Ecco, proprio lui. Luca abbastanza soddisfatto. Qui di oro non ce n'è, qui di oro non ce n'è. Eccolo lì l'oro. Tre piccoli puttini, come i tre moschettieri. Siamo tornati presso il Pozzo dei Desideri. Si tratta di un luogo dove abbiamo trovato di recente moltissimo oro. Granuli, pepite d'oro, pagliuzze d'oro. C'è veramente un sacco di oro pronto per essere collezionato. Ovviamente solo per i temerari di Gold Rush, la febbre dell'oro. Benvenuti in questa nuova avventura. Il mio nome è Matteo Oberto. Sono un prospettore e un cercatore di minerali pregiati e preziosi. E il mio obiettivo è quello di mostrarvi quante risorse preziose possiede ancora l'Italia. Oggi in particolare proseguiremo gli scavi nel Pozzo dei Desideri. Pozzo in quanto abbiamo già fatto un bel buco. Per ora non un buco nell'acqua, ma soprattutto abbiamo già trovato del bell'oro nell'arco di pochissime ore di ricerca. Siamo quindi tornati non solo a cercare quanto più oro possibile, a capire quanto ce n'è ancora disponibile, bensì ci siamo armati di sluice box, una canaletta in poche parole, di un cabasso, di un setaccio, chiaramente non può mancare il mio piccone australiano, per raccogliere quanto più oro possibile. Per renderci le cose un tantino più complicate e con qualche ostacolo qui e là, io e Luca ci siamo posti una vera e propria sfida. L'altra volta ci eravamo sfidati a chi trovava più oro nell'arco solo di 3 ore di ricerca. Indovinate chi ha vinto? Guardate Luca come ride sotto i baffi. Quali baffi? Effettivamente non hai baffi, Luca. Baffi assenti, cercatori d'oro a parte. Oggi abbiamo solamente un cabasso di sedimento aurifero da vagliare in canaletta. Sarà finito l'oro? Abbiamo già estratto tutto l'oro? Abbiamo solamente grattato la punta dell'iceberg? Luca ha già perso le speranze fin dal principio. Non tanto ribattermi, lo so, in quanto Luca sta trovando oro anche altrove. Ma del resto, come dice sempre Luca, c'è oro un po' da tutte le parti, in quanto questo è già un bel granuletto d'oro, come vedete. È solo uno, ma è pur sempre un inizio. Perché i granuli d'oro hanno un certo spessore, siamo in montagna, siamo vicini alle vene d'oro. Vi chiederete che cosa andremo a fare quindi nell'arco di questa prospezione di oggi. Ho già scavato e setacciato ben un cabasso di sfida dal Pozzo dei Desideri. Il Pozzo dei Desideri è il nostro luogo di scavo preferito. Ogni volta ci dona nuovo oro. Come nello scorso episodio, ho piazzato la canaletta quanto più vicino possibile allo scavo. Qui l'oro si è concentrato lungo questa curva per 3 motivi ben precisi. Il primo è un motivo legato all'andamento del fiume. L'acqua procede a monte verso valle, va a sbattere contro questo costone. L'oro viene sedimentato proprio dietro quel dosso e lo troviamo appoggiato proprio in queste fessurine. L'evidenza è che lavando questo sedimento noi prospettori riusciamo a trovarci l'oro, in quanto Luca dice sempre che l'oro è dove lo si trova. Poi in generale l'oro si trova nel piatto. Detto fatto, questo è il piatto, ma qui di oro questa volta non ce n'è. Quindi anche scavando nei luoghi buoni non sempre si trova dell'oro. Ed è per questo che ci siamo posti questa sfida di oggi, cioè lavare solamente un cabasso di sedimento per riuscire a ricavare la concentrazione di oro, in poche parole il tenore, riassumendo quanto oro c'è rispetto al sedimento scavato. È un dato importante per capire quanto scavare e se ne vale la pena farlo. In pratica è l'obiettivo di ogni bravo prospettore. Non si tratta quindi solo di trovare l'oro, ma anche di contare quanto oro si è trovato. Di solito lo si pesa a fine della giornata. Intanto Luca sta lavando i panni sporchi come si dice. Off topic, speri sempre di trovare qualche pepita d'oro nel setaccio, eh? Siamo troppo abituati bene in Australia. Questo colore, in ogni caso, ragazzi, implica che sta grattando proprio il bedrock. Il bedrock in questo luogo è formato da questa roccia molto molto scura che macchia le mani. Come vedete macchia anche l'acqua. Naturalmente in questa roccia c'è una buona parte di grafite, ma non c'è solo grafite. È necessario macinarla per arrivare a fare una vera e propria mina di una matita. Non è il lavoro di oggi, ma a noi le sfide piacciono, quindi torniamo alla nostra sfida di oggi. Ho già piazzato la canaletta. Qui c'è il nostro scavo, il Pozzo dei Desideri. Magari è meglio che prendo la paletta prima che la perdo. La mettiamo nel cabasso. Quanto oro contiene questo cabasso? Potrebbe anche non contenerne niente. Ho già setacciato tutto il contenuto, scartato tutto il grossolano e soprattutto questo sedimento potrebbe contenere un sacco di oro. Vedremo tra poco. Prendiamo il piatto, laviamo il piatto, lo mettiamo qua accanto che non lo perdiamo. Vi ricordate? 3 motivi, davanti 2, manca il terzo. Il terzo motivo è che all'interno dei sedimenti grossolani si trovano qua e là
dei veri e propri frammenti di vene aurifere. Sono rari, ma ci sono. Di solito sono dei veri e propri frammenti di quarzo, con quella dei sintomi di arrugginimento. Non ho né i sintomi del raffreddore né dell'influenza, ma un po' di febbre dell'oro, quello sì. Luca è proprio un esempio di una persona febbrata dall'oro. A parte i quarzi che potrebbero contenere un po' di oro, e qua là ci sono anche delle vere e proprie gemme. Quando si parla di gemme si parla di cristalli grezzi, alquanto trasparenti, si spera. E nel mentre uno cerca l'oro, a volte trova quindi anche questi cristalli. Vi faccio vedere come. Si prende una paletta, si cerca un luogo aurifero. Bisogna trovare l'oro per capire che è quel luogo aurifero. Si prende un setaccio adatto, si prende un po' di sedimento, si pone nel setaccio. All'interno del basso si setaccia, in quanto non voglio perdere l'oro presente, e poi diamo un occhio ai risultati. Questo può già essere un buon esempio di gemma grezza. Eccola qua, probabilmente è un quarzo ialino, si chiama anche cristallo di rocca ed è particolarmente trasparente. E pensare che questi materiali si trovano lungo il fiume è pazzesco. In realtà questo non è l'unico quarzo, e qua sotto mi sembra di vederne un altro ancora più bello. Eccolo qui, guardate una volta bagnati quanto questi cristalli sono trasparenti. Per ora li collezioniamo qua a parte. Mettiamo per un attimo da parte i quarzi, scolliamo un po' d'acqua dal cabasso per toglierci un po' di peso, ce lo mettiamo qua di fianco alla canaletta. Scavando nel pozzo dei desideri ho spostato tante pietre. Là c'è la canaletta, qui ci sono le pietre. Le pietre ci danno fastidio per l'introduzione dell'acqua. Segua ruota un'altra problematica. Vedete, qua ci sono un sacco di foglie, ma questa è facile da risolvere, basta toglierle. Ce ne sono proprio tante, per fortuna galleggiano. Prendi tutte te le foglie, io intanto prendo tutto l'oro. Non sempre lo capisco, mio collega di ricerca. Sono strani questi australiani giorni d'oggi. No pain, no gain, mate. Se qualcuno l'ha capito, scriva la traduzione qua sotto nei commenti. Penso sia impazzito. In questo luogo non c'è solo l'oro, ci sono anche le gemme pregiate, ma anche altri minerali interessanti. Beh, non sembra oro, ma guarda come sberluccica. Penso che hai trovato un'ematitite, che non è fatta di tante ematite, ma è composta da un minerale chiamato ematite. È sinonimo di un bel deposito d'oro, Luca. Abbiamo risolto il problema delle foglie, ma non abbiamo risolto la prima problematica. Ce n'è abbastanza d'acqua? Qui conviene spostare un po' i sassi per formare un po' di diga, indirizzare l'acqua in canalina. Magari mettiamo anche qualche sasso qua per fermarci un po' le foglie. Sembra una bella situazione. Prima palettata della giornata. Proviamo a vedere se subito trovessimo dell'oro. Direi che di acqua ce n'è a sufficienza. Non è neanche troppo veloce. Vedete che non porta via tutto il materiale. Prima palettata, no oro. No buono. Not good. Seconda palettata. Forse un puntino laggiù. Poco poco. Ai ai ai. È un pelo troppo inclinata di là. Terzo problema. Questo problema lo si risolve mettendolo un po' più in bolla. Sarà una pagliuzza d'oro quella? Sembra, ma non del tutto. Per ora scarsi risultati, ma non si demorde. Ci siamo fatti un gran mazzo per scavare quel cabasso. Quarta palettata. Quinta. Sesta. Nona. 10. Luca, l'hai vista la pepita in canalina? Ah, quella è una bella pepitina. Abbiamo proprio scavato un sacco? In realtà non ci abbiamo un sacco, però abbiamo scavato tanto. E la febbre e l'oro significa solo una cosa. Diamo subito un'occhiata a questa bella pepitina. Non direi che qui lungo il tappetino. Eccola qua. Guardate che bel ritrovamento. Ah, ne ho trovata una, Luca. Possiede una forma molto particolare. Però un bellissimo colore, giallo, dorato. Mettiamo qua di fianco, prima di perderla. Riprendiamo la canaletta e la mettiamo al suo posto. Prendiamo il masso con cui fermavo la canaletta. Dà sempre un po' di energia raccogliere l'oro, anche se significa nuovo lavoro. Abbiamo ancora un po' di sedimento da scavare. Prima di vedere i risultati della canaletta, Luca mi deve mostrare qualcosa. Che cosa? Qua dentro il piattino, mi ha detto. Aha! Questo dovrebbe essere proprio un cristallo di ilmenite. Nel pozzo dei desideri non solo abbiamo l'oro, ma abbiamo anche dell'ilmenite, un minerale con ferro, ma soprattutto con del titanio. Dal cercare l'oro al titanio è un attimo. È giunta l'ora di vedere i risultati della canaletta. Vi ricordo i termini della sfida. Un cabasso, canaletta per lavarlo in fretta. Quanto oro abbiamo trovato? Per sicurezza abbiamo già estratto e messo nella boccetta la pepitina di prima. Che carina! Da questa prospettiva sembra un piccolo dinosauro. Togliamo il supporto per la canaletta. Non perdiamo la canaletta. Abbiamo esaurito i desideri al pozzo dei desideri? Varrà la pena tornare? Oppure converrà cambiare luogo per la prossima stagione? Luca, intanto che segue l'ultima prospezione di oggi, noi ci guardiamo la canaletta. Direi che il mille righe è alquanto vuoto. Ma è tutto oro quel che luccica? Beh, lì qualche pagliuzzetta, qualche pepitina c'è. Anche qua sotto ce n'è molto. Beh, direi che un po' di oro l'abbiamo trovato anche oggi. E chissà qua nella griglia quanto se ne cela. Laviamo la canaletta. Sganciamo i morsetti. Alziamo la griglia.
Utilizziamo il piatto per fermare la griglia. È un po' un accrocchio, ma fidatevi che funziona. Tappetino, si spera, ricco d'oro. Guardate quanti granati, grossi e tondi. Tappetino, griglia e un po' di oro sul millerighe. Prendo anche il cabasso, non mi fido a lavare tutto all'interno del piatto. E questa è la faccia di quello che si è dimenticato il secchiello. Prendo un po' di acqua, metto tutto qua a lato. Tappetino ricco, mi ci ficco. Si lava il tappetino, si lava quanto meglio possibile. Poi si arrotola il tappetino per strizzarlo dall'acqua rimasta. Così. Guardate che bel lavoro. È tutto pulito il tappetino. Tutto l'oro adesso è qua dentro e sarà messo qua dentro. Sto di uno di dimenticarmi la paletta. Questa volta faremo lavare il concentrato a Luca. Oggi Luca porta molto bene. Luca si è offerto volontario per lavare il concentrato di oggi. Ehi, guai a te se lo perdi, eh. Prima volta che perdi l'oro. Ovviamente perderà il mio di oro. Del resto, se perde il mio oro, non posso batterlo. Good point. Sono un po' deluso dei risultati preliminari di oggi, ma non si molla niente. Diamo un occhio ai risultati del cabasso. Abbiamo vinto la sfida o abbiamo perso la sfida? Guardate quanto è scuro questo concentrato. Lo sapevo. C'è anche un piombino da caccia. Un momento della verità della giornata. Ce l'hanno fatta i nostri eroi anche oggi a trovare 5-10 euro di oro? Scherzi a parte, potrebbe anche essere di più. Altro che Australia, Luca. Malachi. Italy is the new Australia. Sì. Ah, oui, oui, la fortuna viene a te. Eccoli là. Diamo uno sguardo preliminare. Ecco che la febbre sale. La febbre dell'oro. Non si preoccupi, dottor. Quanto oro abbiamo trovato oggi? Sembra che non ce ne sia niente. Dai, qualcosina direi che c'è ancora. Mezzo decimo di grammo? Un decimo di grammo? Colpo di scena. Allegria. Quest'oro è il risultato della prospezione di oggi. Ha proprio un bel colore. Un aspetto molto grezzo. E presumo che pesi circa un decimo e mezzo di grammo. Anche Luca ha trovato qualcosina di bello. L'oro è molto bello perché brilla. Specialmente al sole brilla tanto. Ce n'è sia lassù e sia qua giù. Siamo tornati al Pozzo dei Desideri e abbiamo trovato nuovo oro. Sfida vinta. Però abbiamo anche perso un po' questa sfida. In quanto seppur abbiamo trovato una bella pepitina, in totale un decimo e mezzo di oro non è poi molto. Ebbene, anche oggi abbiamo trovato l'oro. Lo aggiungeremo alla nostra collezione. È vero che un giorno si possono scavare anche numerosi cabassi. Potremmo scavarne 10, 20, 30. Ma prima di scavare tutta questa sabbia aurifera, forse è meglio fare ancora qualche test. Però diciamo che qui torneremo più che altro per la presenza dell'oro in pepite. E se anche voi aveste desiderio di vedere un altro video in cui troviamo un sacco d'oro, ve lo lascio qua sopra in anteprima. Cliccate sopra e già si aprirà la nuova avventura, la nuova Gold Rush, la febbre dell'oro. E quasi dimenticavo, venerdì prossimo finale di stagione. Gold Rush, la febbre dell'oro.